Buonasera amici di Pole Position, Danny Mendez in Pole Position con voi, ma in Pole Position questa sera la Cyclop International con sede a Milano e andiamo subito a conoscere Roberto Salemme, appunto Global CEO della Cyclop International. Piacere mio. Parliamo di internazionalità, ma parliamo anche di Italia in questo caso, perché questa, diciamo, sono due rami, però partiamo subito da quello che è la storia e come nasce la, appunto, l'azienda. Diciamo, partirei con la presentazione di me. Io mi chiamo Roberto Salemme, e sono napoletano. Uh-huh. E dopo 20 anni di esperienza internazionale, oggi sono a capo di due importanti realtà. Una è la LNI e un'altra invece la Cyclop International. Quindi volevo un attimo introdurre anche l'altro gruppo di cui faccio capo io. Infatti io ho fatto riferimento, infatti c'è la parte internazionale perché una a livello storico, a sede appunto è nata 110 anni fa in Germania e l'altra invece... Per quello che riguarda, lei ci finirà adesso di spiegarci, a Padova, che sì. È l'altra. Sì, diciamo che il gruppo LNI è una sfida nata 5 anni fa con un geniale socio padovano, Walter mm-hmm. Gaffo, e oggi siamo dei leader nella produzione di macchinari che per la generazione di gas idrogeno, che è un pochino anche il momento, e quindi di conseguenza abbiamo 10 società nel mondo, nelle più importanti nazioni, e 4 produzioni e oggi abbiamo raggiunto la leadership nel settore soprattutto dei laboratori mm-hmm. ma anche a livello nei settori produttivi industriali. E quali prodotti offrite? Noi produciamo delle macchine che generano il gas idrogeno dall'acqua, quindi diciamo idrogeno verde, quindi diciamo proprio una cosa certo. Molto all'avanguardia oggigiorno. E la vostra, diciamo, il vostro competitor ce ne sono? È stata una sfida perché siamo partiti 5 anni fa grazie a una tecnologia comunque all'avanguardia e quindi di conseguenza nessuno credeva che in così breve periodo fossimo capaci di riuscire a superare tutti quanti e a raggiungere invece diciamo la posizione globale che abbiamo in solo 5 anni. 5 anni, quindi avete sorpassato una delle leader a livello internazionale. Esatto. No, tanti leader. L'altro gruppo, mm-hmm. che è la Cyclop International, che è tutto un altro settore, è un'azienda nata 110 anni fa, nel settore del packaging, mm-hmm. Abbiamo 1200 dipendenti, 22 produzioni di cui 7 in Italia e abbiamo di fatto 30 nazioni, 30 società controllate nei 4 continenti. Infatti sono due gruppi, perché magari amici che ci seguite a casa, sì. È la Cyclop International, che utilizza appunto due gruppi, che magari anch'io ogni tanto confondo le idee, non vi confondete, seguite molto bene. Sono la Cyclop International, suddivisa in Cyclop International e il gruppo LNI, giusto? Esatto. Perfetto. Ah, dottor Salemme, così sì, almeno perché, ci fanno chiarezza. Esatto. Il mio punto in comune è c'è il CEO che sono io per entrambi i gruppi. Certo. Invece quello che vi differenzia appunto, sì. La differenza verso le altre aziende, quali sono? Diciamo che il gruppo, la Cyclop International è produttore sia di macchinari che di consumabile, oltre ad avere una presenza globale. E quindi diciamo di fatto i nostri concorrenti sono specializzati nelle produzioni, però poi distribuiscono attraverso appunto delle realtà locali, quindi sono molto distanti dal mercato. La Cyclop viceversa ha un'altissima tecnologia, perché produciamo direttamente, però attraverso la nostra struttura locale riusciamo a essere molto vicini al cliente finale, quindi suggerire anche la soluzione migliore, la più economica, la più funzionale al loro progetto industriale. Quindi di fatto ci differenzia proprio questa completezza nel servizio che offriamo. Parliamo di Total Green. Sì, diciamo che la Germania, noi siamo, questa è un'azienda nata 110 anni fa in Germania ed è stata sempre molto sensibile all'impatto ambientale. Pensi che abbiamo fondato insieme ad altre società in Germania la KBV, che è una società, un'organizzazione per il riciclaggio di materie plastiche, questo diversi anni fa, quindi quando ancora non era così di moda come oggi. Poi abbiamo rinforzato e continuiamo a rinforzare questo progetto, tant'è vero che abbiamo inserito una serie di materiali che vengono riciclati al 100%. Abbiamo, ecco, nello specifico? Nello specifico abbiamo comprato un'azienda in Malesia, dove mm-hmm. riusciamo a riciclare 20.000 tonnellate
di poliestere, che è un materiale plastico, certo. Però raccogliamo anche il materiale plastico un po' più scadente, non quello delle bottigline, per intenderci, di plastica, comunque è un materiale pregiato, riciclato, ma pregiato e anche costoso. Noi invece raccogliamo il materiale più scadente, tipo, lo lavoriamo. Io sono una curiosa. scarti di, per esempio, di buste di plastica, di patatine, eccetera, cioè materiale che è poco riutilizzabile. Invece la bottiglia si fa... No, perché a livello pubblicitario diciamo che si parla sempre, no, della bottiglietta di plastica. Ma quella è la più facile, perché là c'è un'asta, viene venduta anche in maniera molto cara, mentre invece c'è un 40% di materiali plastici che ha difficoltà a essere riutilizzato e quindi deve essere rimesso nel sistema di bruciatori, eccetera. Invece noi puntiamo anche proprio al riutilizzo totale del materiale plastica. E appunto attraverso questa struttura comprata in Malesia riusciamo a trasformare in granulato, e poi questo granulato diventa la materia prima per i nostri siti produttivi, perché noi produciamo delle regge che servono per bloccare la merce sul pallet con i nostri macchinari. E il vostro best seller come prodotto? Diciamo che il nostro punto di forza, perché siamo nati con oltre 500 brevetti in oltre 110 anni, i macchinari per bloccare e mettere in sicurezza il pallet, quindi di fatto lì siamo forti, perché riusciamo dal prodotto a completare l'intera linea di produzione fino a portare la merce in magazzino. Parliamo del team. Lei, che ha sottolineato e sottolineo ancora, è, diciamo, a capo di queste due aziende, sì. Che team riesce a gestire? Come riesce a gestirle? Quali sono le etiche che trasmette? Ma diciamo che il successo che abbiamo avuto e che abbiamo è dovuto ad avere un team di altissima qualità, questo è appunto importantissimo. Noi cerchiamo, il dipendente si deve sentire parte del progetto, quindi decidiamo insieme quali sono gli obiettivi finali, li sviluppiamo insieme e loro li sentono propri, in modo da poter riuscire a realizzare questo, e questa è la chiave di successo per poi soddisfare anche la clientela più esigente. Ma lei, proprio come aggettivo che utilizza per il suo team, qual è? Dobbiamo arrivare al numero uno, sempre, puntare al massimo, sempre, ambiziosi. Ambiziosi, sì. Quindi è l'ambizione. No, anche perché abbiamo le capacità, quindi i risultati ci hanno dato sempre ragione poi. Parliamo di ambizioni future, quindi progetti futuri. Progetti futuri ne abbiamo diversi, diciamo a breve termine abbiamo adesso sviluppato una nuova linea per avvolgere il pallet, quindi film estensibile, appunto per proteggere la merce sul pallet. Pensi che negli ultimi 3 mesi abbiamo depositato 7 brevetti, quindi tecnologie completamente nuove e innovative. Questo qua è uno dei progetti. L'altro progetto importante è abbiamo comprato 25.000 metri quadrati di terreno in provincia di Bologna, dove andremo a insediare sicuramente delle nuove strutture produttive, ma io voglio anche creare un centro di ricerca e sviluppo per l'intero gruppo, quindi focalizzato sia per la parte chimica, per appunto il riciclaggio di queste materie plastiche per i consumabili che si parlava prima, ma anche rinforzare sui nostri macchinari l'elettronica e la meccanica, e quindi questo diventerà il nuovo centro di ricerca e sviluppo del gruppo. E io vorrei fare anche delle collaborazioni con le università locali, perché diciamo l'incoscienza dello studente, quindi la creatività insieme all'esperienza del team nostro di gente specializzata è la chiave di successo per avere dei prodotti innovativi per il futuro. Io la ringrazio per essere stato con noi questa sera a Pole Position. Grazie a lei. Ringrazio Roberto Salemme, appunto Global CEO della Cyclop International. Grazie a lei per essere stato con noi questa sera. Cari amici di Pole Position, anche questa sera noi abbiamo concluso. Rimanete sempre qui in Pole Position con noi, canale 511 di Sky. Buonasera amici di Pole Position, Danny Mendez in Pole Position con voi questa sera insieme a Autodis Italia. Ho il piacere di presentarvi il amministratore delegato Paolo Morfino. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Allora, parliamo di un settore di distribuzione, parliamo di quello che è la storia, come nasce l'Autodis Italia, e ce lo spiega meglio lei.
Autodis Italia è una società giovanissima, nata nel 2017, e anche al tempo stesso con una lunghissima storia in Italia, perché è il frutto dell'unione di alcuni distributori storici italiani che sono entrati a far parte del gruppo Parts Holding Europe, un gruppo francese che distribuisce ricambi auto, che ha fatto il suo ingresso in Italia creando Autodis Italia, partendo con dei distributori storici. La mission della vostra azienda? È una mission chiara nella quale chiederemo tutti in maniera spontanea. Noi vogliamo consentire ai cittadini italiani di poter manutenere e riparare i loro veicoli rapidamente, senza compromessi sulla qualità, a dei costi sostenibili. Anche i cittadini stranieri? Assolutamente sì, sono benvenuti e spero che abbiano veicoli e che vengano da noi. No, perché... La società è assolutamente aperta anche a livello di polizia. No, è una battuta, è una battuta vera. Che sì. È comunque la distribuzione effettivamente sì. È a livello, diciamo, italiano ma internazionale. Sì. E punti di forza, secondo lei? I punti di forza dell'Autodis Italia sono, in primo, una enorme passione. Mia e di tutti i colleghi in questo lavoro. È un lavoro che, ripeto, come ho detto prima, secondo noi aiuta gli italiani o coloro che vivono in Italia comunque a muoversi, e la mobilità è un servizio essenziale, e quindi il punto di forza principale è che siamo appassionati, e poi ovviamente si declina dal punto di vista lavorativo con un'offerta di componenti di ricambio vastissima. Noi siamo in grado di rispondere in meno di 4 ore al 98% dei pezzi di ricambio di cui gli automobilisti italiani hanno bisogno. Li consegniamo 2 volte al giorno, dappertutto. E a questo, l'ultimo punto di forza, è che oltre a questa mission, quindi di distribuzione, abbiamo un team di persone che si chiama X-Master, dedicato ad aiutare i meccanici e i carrozzieri a comprare la strumentazione giusta, a mantenerla, a formarsi sulle tecnologie e quindi a stare al passo coi tempi su dei veicoli che sono diventati estremamente complessi. Effettivamente la parte dei veicoli, noi devo dire che c'è stata anche un'evoluzione proprio nel settore della mobilità. Pandemia, come vi siete mossi, come avete reagito a quel periodo? Io penso spesso a quel momento unico, penso per tutti noi, che ricordo bene, di febbraio-marzo 2020. Sì. E confesso che anche io stesso, come amministratore delegato, quel primissimo giorno in cui Conte annunciò il lockdown, non dico che ero confuso, ma ero stupito, era una cosa nuova. Però la mission della nostra azienda, che ho citato prima, è quindi aiutare gli automobilisti a poter contare sul loro veicolo, ci ha costretto subito a tornare coi piedi per terra. La domanda c'era, nonostante ci fosse il lockdown, delle persone avevano bisogno dell'automobile e quando si rompeva dovevano ripararla, certo. I meccanici erano aperti e noi quindi abbiamo continuato a lavorare, non tanto per il fatturato, ma bensì per consegnare ai meccanici pezzi che in quel momento probabilmente era estremamente importante avere, ovviamente facendo tutto il possibile per proteggere la salute dei miei colleghi, coloro che non dovevano maneggiare i pezzi in magazzino, gli abbiamo dato tutta la strumentazione per lavorare a casa in smart working, e i magazzinieri, mascherine, precauzioni, regole, tutto il possibile. Non abbiamo avuto nel primo Covid nessun caso. Caspita. Da marzo fino a fine maggio, diciamo il primo di maggio quando è finito. E io avevo centinaia di persone che mi lavoravano tutti i giorni. Questa è una testimonianza che mi fa molto piacere, perché tante aziende vengono al nostro programma Pole Position, quindi è un segnale di ottima vuol dire organizzazione. Ce l'abbiamo messa tutta. Allora, abbiamo quasi concluso, però perché il tempo lei è molto... Peccato, vorrei parlare ora io. Parliamo di 2 parole importanti. Prego. Sostenibilità e ovviamente progetti futuri. Dunque, sono 2 domande belle che mi consentono di mettere in luce Autodis Italia. Però siamo quasi alla conclusione. Allora, ma lei stringo. Vedo che... Autodis Italia intrinsecamente è sostenibile perché aiuta a prolungare la vita di un veicolo facendolo inquinare di meno. Ma ciò non ci basta. Quindi, da
alcuni mesi abbiamo messo in atto delle iniziative aziendali che, visto che ho poco tempo, lei non mi consente di spiegare, ridurre l'impatto ambientale di Autoris Italia. Vogliamo ridurre il CO2, vogliamo ridurre gli imballaggi, quindi le assicuro che facciamo tutto e di più, perché è un'azienda che ha una responsabilità sociale vis-à-vis dei propri dipendenti e del mondo, la natura in cui opera. Io... Sviluppi futuri, mi aveva detto. Sviluppi futuri, progetti... Certo, bene. Assolutamente. Una domanda ancora più bella. Il gruppo, come vi ho detto, è antico e nuovo, è nato nel 2017. Vogliamo completare la copertura territoriale e quindi dare questo servizio a tutti gli automobilisti, ovunque essi siano. Quindi compreremo ancora aziende o apriremo stabilimenti e andremo a rafforzare ancora di più tutta la formazione e il supporto ai meccanici con la nostra divisione X-Master, perché loro stanno per affrontare una rivoluzione tecnologica, l'elettrico, e noi vogliamo dargli tutto il necessario per affrontarla serenamente, perché alla fine chi autorizza l'automobile, gli automobilisti devono poterle riparare a prezzi sostenibili, senza compromessi sulla qualità e sui tempi. Di tutto quello che mi è piaciuto molto tutto, ma il prezzo sostenibile, diciamo, che è il suo appeal. Ma oggi è importante. E gli do questa possibilità, che in questo momento può salutare i nostri amici di Pole Position. Posso lanciare un messaggio? Assolutamente. La rete indipendente è assolutamente equivalente a quella dei costruttori auto originali, Fiat, Renault, chi volete voi. Non abbiate paura, andate dai meccanici indipendenti, avrete un servizio ottimo a dei prezzi contenuti. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei e buonasera a tutti. Grazie a lei, futuro conduttore, devo dire la verità, ringrazio Autodis Italia, ringrazio Paolo Morfino, conduttore di automobile e ovviamente anche televisivo questa sera, si è in doppia veste. Grazie. La ringrazio. Prego. Amici di Pole Position, anche questa sera si è conclusa, ci vediamo alla prossima.